La giornata biancorossa, iniziata con la presentazione della nuova società al Parco della Scienza, si chiude con un pareggio al Bonolis per 2-2 tra Teramo ed Olbia. Un risultato che fa sicuramente sorridere a metà il diavolo, capace però di recuperare il doppio svantaggio nel corso della partita. In un Teramo che ha ancora diverse assenze, Guidi sceglie sostanzialmente la continuità rispetto alle ultime uscite. È Fiorani a prendere il posto dello squalificato Viero, mentre Ndreka viene preferito a Rillo. In avanti confermati invece Malotti, Bernardotto e Rosso. Con il tecnico Max Canzi ed il vice Lavecchia squalificati nell'Olbia e il collaboratore Ivan Moretto a dirigere dalla panchina, mentre in campo Judo ritrova una maglia da titolare accanto a Ragazzu. Si inizia a ritmi bassi con il Teramo che al nono si fa vedere per primo su azione insistita di Malotti in piena area. 2 minuti dopo però è l'Olbia a passare. Chierico confeziona l'assist che sarà vincente per Ragazzu, che trova una deviazione di Bellucci non forte abbastanza da poter impedire che il pallone arrivi dalle parti dell'attaccante, che concretizza poi il vantaggio. La rete subita desta il Teramo dal punto di vista del possesso e delle occasioni, facendosi decisamente preferire fino alla fine del primo tempo. Al 14° Malotti confeziona la risposta della squadra di Guidi, che trova il pari poco dopo. Al 18° infatti Azio Osmanovic disegna un assist al bacio per il movimento senza palla verso l'area di Bernardotto, che con il destro supera Van der Vaart e porta i biancorossi sull'1-1. Al 23° Malotti coglie in pieno il palo con successiva respinta di Mungo che termina di poco al lato. Ancora Mungo al 27° confeziona un cross su cui Bernardotto però non arriva. Alla mezz'ora l'Olbia pareggia il conto dei Legni. I sardi infatti approfittano di un errore in uscita del Teramo. Chierico, nello specifico, supera Piacentini, ma poi spara sulla traversa, non vedendo, per fortuna del diavolo, Ragazzu libero sulla destra. Al 34° Van der Vaart allontana un calcio d'angolo pericoloso di Arrigoni, ma la gara vive di emozioni continue. Prima di rientrare dagli spogliatoi, infatti, Biancu trova Agostino al 35° ad impedire il nuovo vantaggio degli ospiti. Al 45° prima Malotti e poi Rosso hanno una doppia chance per portare avanti il Teramo, ma l'estremo difensore prima e Brignani poi sbrogliano una situazione molto complicata. L'Olbia parte bene nella ripresa con un calcio di punizione velenoso di Ragazzu, che dalla distanza trova mano di Agostino e traversa a disinnescare il tiro. I sardi tendono a fare di più la partita, ma al 16° il Teramo si fa vedere per la prima volta nella seconda frazione con un cross di Rosso che Malotti gira di testa verso la porta. Di pochissimo l'attaccante non trova lo specchio. Il segnale è però negativo perché il Teramo poco dopo va sotto. Ragazzu è troppo libero di chiudere due triangolazioni, Collella prima e Biancu poi, e segnare la sua doppietta personale riportando avanti i suoi. Guidi risponde inserendo Biligia e Lombardo per Malotti e Ndreka. La mossa produce subito frutti perché al 25° da un calcio d'angolo proprio Biligia raccoglie una spizzata sul primo palo per segnare sul secondo il gol del pareggio. L'Olbia si fortifica con gli inserimenti di Pinna e La Rosa che lasciano solo Biancu e Ragazzu in avanti, mentre Guidi dopo non molto deve già rinunciare a Biligia che si fa male, facendo entrare al suo posto Montaperto e Pinto con i biancorossi che virano sulla retroguardia 3. I sardi si confermano formazione capace di pungere. Al 41° infatti Ragazzu, il migliore dei suoi, pesca il movimento di Palesi che si infila nella nuova retroguardia biancorossa e che per fortuna del Teramo non trova lo specchio. Il finale di sponda diavolo. Da un cross di Lombardo Bernardotto è colto quasi di sorpresa dal salto a vuoto di Brignani ed indirizza debole e centrale verso Van der Vaart. Ancora Bernardotto in pieno recupero si vede annullare il gol che sarebbe stato della vittoria per una posizione di fuorigioco. Un punto che consente quindi al Teramo di muovere la classifica, ma adesso ci saranno in campionato due trasferte consecutive da affrontare contro Carrarese e Pontedera, anticipate mercoledì prossimo dalla sfida di Coppa Italia contro il Südtirol.